Rimani in questa posizione per 30 secondi prima di dormire e guarda cosa succede. Trovi difficile addormentarti quando la sera vai a dormire? Forse pensi troppo alle responsabilità in casa e sul lavoro? Forse il tuo corpo si sente così rigido e dolorante da non riuscire quasi ad addormentarsi? Bene, continua a cercare l'arma segreta per una maggiore serenità, una maggiore flessibilità e anche gambe più forti e più toniche. Potrebbe esserci una soluzione? Ecco un suggerimento. Tutto ciò di cui hai bisogno è un letto e 30 secondi. E non dimenticare di fare clic sul pulsante iscriviti e attivare le notifiche per unirti a noi sul lato positivo. Il segreto per porre fine alla frustrazione che provi quando non riesci ad addormentarti è Subta Badda con Asana. Subta Badda Wadda? Lasciami spiegare. Si tratta di una posa di yoga e si traduce dal sanscrito come la posa della dea reclinata. È insostituibile quando si tratta di rilassare il proprio corpo ed è una delle tante asana che offre un gran numero di incredibili benefici per la salute. Secondo uno studio del 2011 pubblicato sulla rivista Yoga, quando praticato regolarmente scioglie i muscoli e i tessuti connettivi che possono essere molto tesi e infiammati e portare a dolore cronico. Una posa di yoga si concentra sulla respirazione. La respirazione profonda invia un afflusso di ossigeno più che necessario al tuo cervello e ad altri tessuti, facendo sì che lo yoga sia un potenziamento per la salute di tutto il corpo. Anche la respirazione profonda calma la mente e libera la tensione dai muscoli. Se soffri di dolori muscolari, rigidità dei fianchi e ginocchia o di insonnia, prova ad includere questa posizione yoga nella tua routine quotidiana. Basta replicarla per 30 secondi al giorno e vedrai una riduzione dei livelli di ansia, una maggiore flessibilità e una migliore qualità del sonno. So cosa stai pensando. Ottimo, iscrivimi. Come faccio? In realtà non è affatto complicato. Prima di tutto dovresti essere a letto. È abbastanza conveniente, dato che gli esperti raccomandano di fare la dea sdraiata come prima cosa al mattino appena ti svegli. Ma se il tuo programma non te lo consente, puoi sempre provarlo la sera prima di andare a dormire. Per quanto riguarda la forma, tutto ciò che devi fare è appoggiarti sul letto, piegare le ginocchia e mettere insieme le piante dei tuoi piedi sotto l'inguine. Puoi tenere le braccia sui fianchi, estenderle direttamente oltre la testa o mettere le mani sotto la testa per attutirla. Fai un respiro profondo e lascia che i polmoni si riempiano. Quindi espira e, mentre lo fai, lascia che le ginocchia scendano ancora di più in modo da allungare i fianchi in un gesto profondo. Oltre a concentrarti sulla respirazione, non devi fare nient'altro. La gravità sta facendo tutto il lavoro al posto tuo, aiutandoti con lo stretching. Se decidi di fare questa posa la sera, ricorda che non devi farla subito dopo un pasto. Questa posizione è così incredibilmente rilassante che potresti addirittura addormentarti mentre la replichi. La posa della dea reclinata serve anche come un ottimo riscaldamento per gli esercizi delle gambe, che puoi anche fare a letto. E se sei pronto a fare un tentativo, allora ho qualcosa per te. Innanzitutto, assicurati di essere molto comodo a letto e preparati a seguire quanto segue. Numero 1. Sollevamento con gambe dritte. Iniziamo con un esercizio super facile. Sdraiati sul letto con le braccia dritte lungo i fianchi. Mantieni il corpo dritto e punta le dita verso il soffitto. Solleva la gamba destra fino a un angolo di 45 gradi, quindi abbassala. Faremo 30 secondi per ogni gamba, iniziando dalla destra. Iniziamo! Continua a sollevare quella gamba. Per una migliore riuscita, non toccare il letto o rimbalzare mentre abbassi la gamba. Se per te è troppo lavoro per una mattinata non energica, piega la gamba sinistra per fornire supporto extra. Quindi, solleva la gamba destra abbastanza in alto in modo che entrambe le ginocchia siano allo stesso livello. I sollevamenti con le gambe colpiscono i quadricipiti. Se soffri di dolore al ginocchio, vorrai sicuramente aggiungerlo alla tua routine di allenamento per una maggiore flessibilità e sollievo. Adesso cambia gamba.
mettiamo altri 30 secondi sull'orologio e solleviamo la gamba sinistra. Se è troppo facile, allora puoi provare a sollevare entrambe le gambe contemporaneamente. Se decidi di farlo, assicurati di non inarcare la schiena. Oltre a tonificare le gambe, il semplice gesto di alzarle e abbassarle insieme ti fornisce anche un ottimo allenamento per gli addominali. Wow, bonus aggiunto! Numero 2. Sollevamento delle gambe con ginocchio piegato. Ora, girati sul lato destro e piega il ginocchio destro in modo che il piede sia un po' indietro rispetto a te. Appoggia il busto sostenendoti sul braccio destro. Appoggia la testa contro la mano. La tua mano sinistra dovrebbe andare sul fianco sinistro. Punta le dita del piede sinistro e solleva la gamba sinistra verso l'alto. Una volta in aria, piega il ginocchio e portalo verso la pancia. L'orologio sarà impostato su 30 secondi. Mentre porti giù la gamba, assicurati che non tocchi il letto. Anche su un materasso davvero traballante, la gamba destra piegata ti darà il supporto necessario e ti aiuterà a mantenere l'equilibrio. Questa mossa mette in funzione i tuoi glutei, la tua coscia esterna e persino i tuoi obliqui. Quindi, oltre a dimagrire i fianchi, lavorerai anche le maniglie dell'amore. Ora, passa al lato sinistro e inseriremo altri 30 secondi sul timer. Solleva la gamba destra, tenendo le dita dei piedi puntate in modo da ottenere il massimo allungamento. Questa mossa è così rilassante che puoi facilmente guardare la TV mentre la fai. Prendila come un gioco e cerca di fare i sollevamenti durante ogni pausa pubblicitaria. Numero 3. Sollevamento delle gambe in stile arabo. Inizia col metterti a quattro zampe sul letto. Le spalle dovrebbero essere in linea con i polsi e i fianchi in linea con le ginocchia. Punta le dita dei piedi e allunga la gamba direttamente dietro di te. Riportala nella posizione di partenza e senza toccare il letto, allungala nuovamente dietro di te. Questa volta però fallo in diagonale. Conosci il campanello, 30 secondi su ciascun lato. Assicurati di sollevare la gamba destra in alto e di sentire che si sollevano anche i glutei. Questa mossa lavora i tuoi glutei in modo da farti avere gambe meravigliosamente muscolose e toniche. Passa la gamba sinistra ora e lavoreremo su quel lato per i prossimi 30 secondi. Se senti di essere lenta e di sollevare appena una gamba, immagina quanto sarà bello il tuo fondoschiena nei tuoi jeans preferiti. Wow! Eccoci! Molto meglio! Numero 4. Sollevamento con marcia.
Ora che hai fatto alcuni esercizi energizzanti, probabilmente puoi fare anche questi sollevamenti. Sdraiati sulla schiena e piega le ginocchia. I tuoi piedi dovrebbero essere vicini al fondo schiena. Posiziona le braccia lungo i fianchi con i palmi rivolti verso il basso come supporto. Solleva i fianchi abbastanza in alto, in modo da formare una linea dritta tra le scapole e le ginocchia. Solleva la gamba destra piegata e quindi abbassala. Ora fallo sul lato opposto e continua per i successivi 30 secondi. L'esercizio si chiama sollevamento con marcia, quindi cerca di immaginare una melodia di marcia e falla con quel ritmo. Sinistra, destra, sinistra. A cosa serve questa mossa? Bene, diciamo che ti piacerà quello che apporterà ai tuoi glutei, alle cosce e agli addominali. Assicurati che il tuo peso sia posto sulle scapole e non sul collo. Non vuoi un collo dolente in seguito, giusto? Numero 5. Sollevamento completo. Sdraiati sulla schiena. Stendi le braccia dietro la testa. Inspira e poi espira mentre ti sollevi piegandoti in vita. Allo stesso tempo, alza le gambe e allungati in avanti con le braccia in modo che si incontrino in aria. I gomiti e le ginocchia dovrebbero essere chiusi, quindi non piegarli. Solleva le gambe a 45 gradi. Non dovrebbero andare oltre i fianchi. L'unica cosa che tocca il tuo letto dovrebbe essere il tuo fondo schiena. Mettiamo 30 secondi sull'orologio. Questa mossa è un ottimo allenamento per i tuoi quadricipiti e addominali superiori e inferiori. È bello farlo a letto, perché il tuo morbido materasso ti proteggerà dalla pressione che viene esercitata sul coccige. Se i tuoi fianchi sono troppo stretti, prova in questo modo. Quando sollevi le gambe, puoi allargarle un po' di più mantenendo la forma V. Quando sollevi la parte superiore del corpo, puoi raggiungere lo spazio tra le gambe e poi abbassarti. Fai l'originale o l'alternativa, qualunque cosa sia meglio per te. Quindi, questo è l'allenamento pigro che stavi cercando? Facci sapere nei commenti. Non dimenticare di mettere mi piace, condividerlo con tutti i tuoi amici e fare clic su iscriviti per rimanere nel lato positivo della vita. Ci vediamo alla prossima!